Namaste, benvenuti alla terza pratica di quelle dedicate, mini pratica dedicata alle nostre gambe. Vi ricordo che la pratica, questa terza pratica, richiede ovviamente di aver praticato la prima e la seconda pratica, quindi gambe 1 e gambe 2, o comunque di avere, questa serie richiede il fatto di avere un corpo che sia stato riscaldato per almeno un quarto d'ora prima di praticare questa serie. Quindi potete praticare o la prima o la seconda serie, dedicarvi alla terza, oppure riscaldare il corpo in autonomia e poi procedere alla terza serie che adesso faremo insieme. Vi mettete alla sommità del tappetino, piedi paralleli larghi quanto le vostre anche. Rinnovate il senso di radicamento dall'ombelico fino al centro della terra. Inspirate, portate le braccia al cielo ed espirate, piegate le ginocchia e vi mettete in Utkatasana, posizione della sedia. Espirando, le braccia indietro, i talloni si sollevano da terra. Inspiri, riappoggi i talloni a terra, le braccia salgono, espirando, ti inchini in Uttanasana. Inspirando, allunghi il busto ed espirando, piede destro indietro, ti radichi nel pavimento, trovi forza e stabilità nelle tue gambe, ruoti il tallone destro di taglio e sollevi il busto e le braccia per Vira 1, Guerriero 1. Interno della coscia destra, viaggio verso il retro del tappeto, addome tonico verso la schiena, viso morbido. Deruoti il tallone destro, porti il busto avanti come una freccia, addome alla schiena, pieghi leggermente la gamba destra, chiedi forza alla gamba sinistra e poi ti sollevi in Vira 3, Guerriero 3. Le mani scendono a terra, ma mantieni la forza nella gamba sinistra, stringi verso il centro, verso l'asse centrale le gambe, standing split, gamba destra al cielo, gamba sinistra radicata. Ora, inspirando, ti allunghi, pieghi il ginocchio sinistro ed espirando lentamente con la gamba destra, atterri di nuovo nel pavimento. Ruoti il tallone destro, inspiri, ti sollevi per Guerriero 2. Dal bacino radicati nelle gambe, il cuore aperto. Inspirando, vieni al centro, ruoti entrambi i piedi, ed espirando, ruoti il piede posteriore e ti ritrovi in Vira 2 sul lato opposto. Inspiri, vieni al centro ed espiri, ruoti verso la sommità del tappeto. E ora seguimi, inspiri, vieni al centro, questa volta andiamo in Skandasana, ruotiamo leggermente il piede posteriore e scendiamo giù a terra. Inspiri, torni al centro ed espiri, vai dall'altra parte, ancora una volta porti energia al pavimento pelvico e poi vai dall'altra parte. Un'ultima volta, inspirando, questa volta torni alla sommità del tappetino ed espiri, piede destro avanti. Utkatasana, inspiri ed espiri, mani davanti al cuore. Seconda volta, inspiri, sedia. Espirando, stendi le ginocchia, ti inchini. Inspiri, guardi avanti, piede sinistro indietro a fondo, gambe forti. Radicati nelle tue gambe, ruoti il tallone sinistro, vira 1, guerriero. Deruoti il piede sinistro, sporgi il busto avanti, le braccia indietro e vai in equilibrio sulla gamba destra per Vira 3. Mani a terra, standing split. Inspiri e ti allunghi ed espiri, pieghi il ginocchio destro e atterri nella gamba sinistra. Ruoti il tallone sinistro e sali, guerriero 2. Inspiri, vieni al centro, espiri, vai dall'altra parte. Inspiri al centro, espiri, vira 2. Skandasana, espiro verso sinistra. Inspiro al centro, espiro verso destra.
poi torno al centro, ruoto verso la sommità del tappetino, mi ritrovo in affondo, piede sinistro avanti ed espiro, mi inchino, sedia, inspiro, mani a cuore, espiro. Ancora due volte per ogni lato, un pochino più dinamico, un pochino più veloce. Braccia al cielo, in, sedia, espiri. Ti inchini, uttanasana, espirando. Ti allunghi, in, piede destro indietro, affondo. Ruoto il tallone, salgo, vira uno, in. Deruoto il tallone destro, guerriero in equilibrio. Scendi con le mani a terra e inchinati. Inspiri, allunghi, piede destro indietro. Sali, ruoti il tallone destro, vira. Vieni al centro ed espiri, vai dall'altra parte. In al centro, ex, vira. Skandasana, questa volta cerchi di non appoggiare le mani a terra, di chiedere solo forza alle tue gambe. Apri le braccia. Poi porti energia dalle gambe verso il pavimento pelvico e vai dall'altra parte. Una volta ancora, inspiri ed espiri. Ultima volta, vieni al centro, ruoti la sommità del tappetino, affondo basso, piede destro indietro, espiri, ti inchini, inspiri, Utkatasana, mani a cuore, espiri. Ultima volta, secondo lato, in, braccia al cielo, ex, sedia. E ti inchini. Ti allunghi in Ardha Uttanasana, piede sinistro indietro. Ruoti il tallone, vira. Ruoti il tallone sinistro, vira in equilibrio. Mani a terra, standing split. Inspiri e ti allunghi, pieghi il ginocchio destro, chiedi forza e presenza alle tue radici, gamba sinistra, scende a terra. Appoggi il tallone, vira due. In al centro, ex, vira sull'altro lato. Al centro, di nuovo al fronte. In al centro e cerchi di non appoggiare le mani scendendo in Skandasana. Chiedi forza al centro delle tue gambe e vai dall'altra parte. Ancora una volta, in, ex. Torni al centro, ruoti piede destro. Ruota la sommità del tappeto. Uttanasana, espiri. Utkatasana, sedia. Mani al cuore, espiri. Rimane alla sommità del tappetino, giro per farti vedere ancora una volta, Vrikshasana. Ruoti il piede sinistro, lo appoggi lungo la gamba se vuoi oppure stai a terra. Radicati nelle gambe, porti le braccia davanti a te. E se vuoi un pochino più di sfida, per il tuo equilibrio, ruoti l'addome da destra verso sinistra e apri il braccio destro avanti, il braccio sinistro indietro. Torni al centro, inspiri ed espirando sciogli. Ultima volta, ruoti il piede sinistro, il piede destro, puoi rimanere qui o salire al livello che tu desideri. Mani davanti al cuore e radicati. Ora prendi la parte sinistra dell'addome, ruotala verso destra, apri il braccio sinistro avanti, il braccio destro indietro. Ritorni nel centro, ruotando l'addome da destra verso sinistra. Ed espiri, sciogli. Braccia al cielo, inspiri. Espirando, scendi con le mani a terra. Piede destro indietro, piede sinistro indietro per Adho Mukha Svanasana.
Pedali un pochino le tue gambe, ricollegandoti a un senso di morbidezza dopo aver lavorato sulla forza e la stabilità. Poi pieghi le ginocchia e scendi fino a terra. Allunghi il collo dei piedi, apri i piedi un pochino più larghi rispetto alle tue ginocchia, ruoti leggermente i polpacci verso l'esterno e ti siedi in Virasana. Se ti serve, mattoni sotto i glutei, coperte o qualsiasi prop che tu ritenga necessario per le tue ginocchia e per i tuoi piedi. Chiudi gli occhi per qualche istante e ascolta il senso di allungamento nelle ginocchia, nella parte anteriore delle tue gambe. Riapri gli occhi, mano sinistra sulla coscia sul ginocchio destro, mano destra dietro di te. Andiamo in torsione, ruotando da sinistra verso destra. Ritorna nel centro e cambiamo, mano destra sul ginocchio sinistro e ruoti da destra verso sinistra. Ritorni nel centro, ti sovevi lentamente, piano piano, ti siedi sui tuoi glutei e dopo aver allungato e aver portato le gambe, la parte anteriore delle gambe attraverso una profonda flessione delle ginocchia, andiamo a creare un allungamento nella parte posteriore delle gambe e un senso di estensione delle ginocchia attraverso Paschimottanasana, braccia al cielo, inspiri. Spingi indietro l'osso pubico per creare un piegamento in avanti senza forzare, lasci le braccia morbide e scendi con la fronte verso le ginocchia. Inspirando ti sollevi e anche a questo punto puoi decidere di dedicarti per qualche minuto in Sukhasana una meditazione con cui puoi chiudere la tua pratica oppure passare attraverso una meditazione e poi sdraiarti in Shavasana, riposare qualche minuto e chiudere così la tua pratica. Grazie mille a tutti. Namaste. Finito.